È un caso nazionale di cui sta incominciando a parlare la stampa. Un caso di mala accoglienza. Ogni giorno sbarcano sulle coste italiane circa 5.000 pseudo-rifugiati. Dove alloggiarli? Il governo ha pensato di metterli nelle caserme, ma molte di queste sono all'interno delle città, come a Milano, dove la Montello dovrebbe ospitare alcune migliaia di pseudo-rifugiati. Alla Montello, fino un anno fa, doveva traslocare un centro moderno di polizia di Stato, proveniente dal centro storico, dalla caserma Garibaldi, di fianco all'Università Cattolica. Proprio l'università che qui, alla Garibaldi, dovrebbe ampliare le proprie aule. Sì, proprio un grande pasticcio. Milano, Casella Montello. Io sono Luca Longo, lui è Claudio Bernieri e assieme siamo i reporter indignati. I residenti si oppongono e hanno issato una tenda davanti alla caserma, da Ferragosto. È ancora lì e sta facendo discutere tutta l'Italia. C'è una situazione da 88 milioni di euro, che è quella che la somma che verserà Banca Intesa per l'università per spostare una sua dipendenza, una sua parte all'interno della caserma Sant'Ambrogio, che a oggi, a detta di tutto il personale dirigente e operativo, non è più valida sotto molti profili. Il personale di polizia verrebbe trasferito in questa caserma che ci troviamo qua davanti, le famiglie dei poliziotti verranno trasferite qui. Quelli che sono presenti qui invece come militari verranno trasferiti in parte alla parrucchetta, in parte ad altre destinazioni. Quello non è ancora ben chiaro come verranno divisi. Per questa operazione vi è stata una permuta di 88 milioni di euro garantiti chiaramente da una banca, che se dovesse succedere qualsiasi cosa chiederà una penale, quindi sarà un costo per l'amministrazione comunale e chiaramente per i cittadini che pagano le tasse. A oggi abbiamo sentito negli ultimi giorni Beppe Sala in periodo post Ferragosto dire di avere bisogno di nuovi fondi per i profughi. Speriamo che questi fondi per i profughi non siano per pagare le penali per una scelta scellerata e che ci porta ad avere, forse per una delle prime volte nella storia d'Italia, un qualcuno che ha firmato un contratto davanti a diversi soggetti e poi se lo rimangia. Noi siamo qui a chiedere, per nome dei cittadini, per non fare un danno erariale pesantissimo e anche perché le famiglie dei tutori dell'ordine, le forze dell'ordine e dei militari hanno diritto ad avere delle certezze, sapere dove andranno a finire. Ma perché dei reporter si interessano a questo caso? Perché tra poco in Italia vi saranno milioni di pseudo rifugiati che non sapranno dove alloggiare. Il sistema più facile per il governo pare sia quello di sistemarli nelle caserme. Vediamo allora come nasce un comitato spontaneo di cittadini, apolitico e lontano dai riti della politica. Come ci si difende dall'intrusione di un migliaio di maschi africani sotto casa? Ecco quasi un manuale di resistenza democratica. Come vedete qui proprio alla mia destra troviamo un cartellone, giù le mani da Montello. Tullio, quanto ci costa appunto l'arrivo dei presunti profughi qui, allora all'interno della caserma? Ecco, guarda, ipoteticamente, leggendo i protocolli d'intesa, sicuramente ci rendiamo conto che l'Università Cattolica del Sacro Cuore ha già attivato dei corsi con degli studenti. Sicuramente gli studenti non potranno svolgere i loro corsi in una sede idonea, pulita e adatta a fare ciò, magari rescinderanno. E questi sono tutti i danni che il Comune di Milano, nella persona del suo sindaco, dovrà rispondere con chiaramente i soldi delle tasse dei cittadini. Poi c'è la situazione sicurezze, cioè le persone che abitano, i familiari dei poliziotti che abitano in Sant'Ambrogio,
e la stessa Polizia di Stato che si stava preparando a smantellare. Cosa facciamo? Riportiamo indietro tutta la roba che è già stata trasportata? E riguardante qui la Montello, dove noi vediamo ogni giorno gli ingressi e le uscite, questi camion che arrivano con i container di queste 150 famiglie che vivono qua dentro, cosa dovranno fare? Li facciamo vivere nella precarietà? Staranno qui? Andranno in un'altra destinazione? Dove andranno? Non si sa. Non è un comportamento corretto. Vediamo allora i rapporti tra cittadini e rappresentanti politici. Siamo partiti con una raccolta firme, come vedete. Comitato giù le mani dal Montello, con la richiesta semplicissima di un rispetto del protocollo. Su questo ci aggiungo personalmente io, per professione e anche perché ci credo, che un buon governatore, come un buon padre di famiglia, come un buon sindaco, se firma un contratto ne ha responsabilità e non se lo rimangia. Io non ho piacere di avere persone che si rimangiano qualcosa che è già in essere. Mi danno molti dubbi, soprattutto se ciò poi farà ricadere sulla popolazione innumerevoli disagi. Disagi non solo di questa zona, perché sennò sembra una protesta solamente del nostro giardino. No, non è così. La protesta sarà anche quella degli studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, con i nuovi corsi attivati senza avere le loro aule. Quella della Polizia di Stato, che deve garantire le sicurezze, che non potrà venire qui e si troverà in bilico senza sapere quale sarà il suo destino, la precarietà. Le famiglie 150 della caserma Montello, che non sanno anche loro che destino avranno, si devono traslocare obbligatoriamente, contentissimi di traslocare anche a costo di qualche sacrificio per far sì che i cittadini di Milano abbiano una caserma di polizia vera, funzionale. Perché chiaramente il centro storico di Milano non permette più alcune operazioni e alcune situazioni. E cosa mi si viene a dire? Che invece tutti avranno dei disagi, quindi polizia, studenti, cittadinanza, e in più i cittadini avranno anche delle perdite economiche, perché come ben sappiamo le banche non sono opera di beneficenza, e su 88 milioni di euro la penale, calcolatela voi quant'è. Qui c'è una regione nido, qui ci sono la zona cani e la zona bambini. Avere qualche migliaio di extracomunitari, per capirci, qua in mezzo, mia nipote cosa fa? Viene qua a giocare con delle persone che non sappiamo chi sono, dove arrivano, sono buoni, possono essere anche cattivi. Ma ragazzi, ma ci vogliamo dare una mossa? Qual è la data d'arrivo dei presunti profughi? La data d'arrivo non si sa. Entro 31 ottobre di quest'anno la caserma deve essere svuotata dai militari. L'altro giorno ci sono stati degli incontri istituzionali con le forze di polizia, le associazioni dei nomadi. I nomadi stessi hanno detto che l'utilizzo della caserma Montello in convivenza con i profughi non è di loro gradimento, per dirla con buone parole. Insomma, hanno fatto una sorta di scelta un po' razzista i Rom. Hanno detto che loro quei profughi non ci vanno perché sono i civili. E di per cui per loro pare essere stata scelta una nuova collocazione che dovrebbe essere l'ospedale militare. Entro domani abbiamo conferma. Sicuramente i cittadini sono già mobilitati, si stanno organizzando. Seguiteci perché ci sarà qualcosa di iniziativa popolare e la gente scenderà in piazza anche lì. Come vedete ci sono degli striscioni, sono stati colorati dei bambini della zona che finalmente hanno potuto ritornare in questo parco anche dopo le ore 14 del pomeriggio, cosa che stava diventando impraticabile e che secondo noi diventerà ancora più impraticabile se qui dentro si crea una situazione di allarme sociale e di presenza di persone che, non essendo segregate o recluse qua dentro, dovranno trovare uno sbocco naturale dal cancello di quella caserma. Il cancello di quella caserma porta delle case, a un asilo, a un parco. Ma con la popolazione locale, quindi nel senso che vi aiutano e intervengono? Sì, certamente arrivano spesso, arrivano anche con i viveri, visto che noi qua presidiamo 24/24 a turno, siamo presenti. E abbiamo riscontrato tanta solidarietà delle persone. Che la gente c'è tanta ha paura. Partecipazione. La gente c'è ha paura. Tanta gente che ha paura. Ha paura del futuro, dei figli, dei nipoti, di tutti. Ha paura perché noi non possiamo più andare in giro tranquillamente. Noi ci dobbiamo guardare le spalle. Questi uomini, che guai se guardi le loro donne, hanno, ci guardano. Anche se io ho una certa età, mi guardano e io litigo, perché tu devi abbassare gli occhi quando incontri me, perché come vuoi che non si guardino le tue donne, così tu non devi fare con noi. Oh, le litigate ne ho fatte, a voglia se ne ho fatte.
Questo è il permesso quindi che viene rilasciato dal... l'ufficio di gabinetto della questura. Quindi dal Ministero degli Interni. Esattamente, sì, con consulto. E leggo che praticamente è un permesso con tempi molto ristretti. Assolutamente sì, credo che in pochissimi casi in Italia capiti una cosa del genere, cioè un permesso che dura dalle 24 alle 36 ore, che coinvolge dai 25, 30, 40, 45 cittadini in una giornata 24 ore, ribadisco un presidio 24 ore di sicurezza, legalità e propositivo, sembra fatto appositamente per mettere un bastone fra le ruote a quelli che vogliono partecipare e poter scegliere quello che accade senza avere questa spada sulla loro testa e già calata da qualcuno. Quali saranno le prossime iniziative nei prossimi giorni? Abbiamo ricevuto diverse persone in questo spazio, tra cui Alida Altenburg, che è una bravissima pianista, credo che tutti voi la conosciate, in un concerto che si terrà domani sabato a partire dalle 18.30. Purtroppo la polizia municipale, forse per qualche ordine che arriva dall'alto, dalla zona, adesso non mi è stato ben motivato, non ci permette neanche, come potete vedere, di per sicurezza e per allestire con delle sedie anche per le persone portatrici di handicap e degli anziani una platea come si deve. Si starà tutti qua in piedi, qualcuno si arrangerà su questo gradino e qualcun altro sulle sedie che tutti i volontari, me compreso, hanno portato. Bello per noi che abitiamo già nella zona, ma col tran tran dei tempi moderni non sapevamo, i nostri nonni, i nostri avi, in quello spiazzo di cemento che vedete là si organizzava il ballo, il classico ballo liscio dei nostri nonni, che la polizia municipale ci vieta di utilizzare per il concerto di sabato. È stato detto che adesso è utilizzato per altre funzioni. Me le dici quali sono le altre funzioni? E quindi ce lo fanno fare là, senza neanche spostarci quelle macchine posteggiate per almeno 2 ore, perché dobbiamo mettere le poltroncine, eccetera, che portiamo da casa, perché non ci è andato nulla. Più vergogna di questo non so cosa dire. Vediamo allora i rapporti tra cittadini e rappresentanti politici. Il dibattito prosegue dopo le prime adesioni che arrivano dal Consiglio Comunale. Continuano intanto le discussioni tra i cittadini. Hanno già aderito alla iniziativa i già candidati sindaci Corrado e Mardegan e il più votato tra i consiglieri di zona Milano, Stefano Pavesi. Il comitato è un fenomeno cittadino, lontano da posizioni partitiche particolari ed è aperto a tutti nel quartiere. Qui sta nascendo una nuova forma di opposizione, cortese, garbata, ma decisa, alla immigrazione selvaggia e al maldestro tentativo di nascondere impropri provvedimenti. Silenzio, grazie. Siamo persone diverse. Il problema è che loro non si integrano con noi, stanno nei loro gruppi e creano disagi tra di loro e tra i cittadini. Ed è una cosa da risolvere. Non so se la soluzione sarebbe mandarli all'Expo o mandarli da qualche altra parte. Non cambierebbe, bisognerebbe dividerli equamente. Ma è un potere che non è dei cittadini e dovrebbe farlo il sindaco. Allora, c'è il signore e poi dopo lei. Il 8 gennaio l'unica forza politica che ha votato contro il fatto di dare una mozione della sinistra che chiedeva al sindaco di dare all'amministrazione comunale centrale di dare le caserme per accogliere i profughi, li chiamo clandestini, è stato il gruppo della Lega Nord. Qualcuno si è astenuto, qualcuno si è... No, vi faccio finire, dopo... Allora, io ho qua una mozione, che è un atto del Comune di Milano, poi ci sono consiglieri, non di sinistra, che l'hanno firmata la mozione, gente che dice di essere di centrodestra, però qualcuno si è astenuto, qualcuno addirittura ha votato contro. A me fa piacere che vedo qui anche esponenti di altre forze politiche, che oggi sono qui per questa causa. Io dico che questa causa, questa zona, una volta si chiamava zona, adesso hanno fatto finta di cambiare, non è cambiato niente, si chiama municipio. Allora, è stato votato il 29-1-2016, io ve lo lascio giù al comitato, grazie, c'erano, grazie. C'è,
il testo della delibera integrale, questa è la mozione presentata dalla sinistra. Allora, presenti in aula 31, astenuti 3, che sono due consiglieri di Forza Italia e uno del PD, probabilmente abita troppo vicino, e favorevoli tutti gli altri, contrari i quattro consiglieri del gruppo della Lega Nord. Tutti gli altri hanno votato a favore. Questo rimane il comitato. Vi comunico che qui oggi vedete Gualtiero Scotti, li presento per ordine, Gualtiero Scotti di Noi per Milano. Ah no, scusi, lei no, non è candidato. La consigliera Silvia Sardone. C'è il consigliere municipale. Però dovrebbe venire qui. È un attimo impegnato al telefono. Ok. È un rappresentante del 5 Stelle che però non vedo. Si può venire qua. Eccolo qua. Allora, prego, eccolo, ciao. Entra nell'arena dei leoni. Due chiacchiere, due parole con cittadini. No, vieni qua. Leoni. Guarda la taglia, che leoni. È una battuta. Siccome è stato invitato il nostro consigliere comunale, io non ho nessuna carica, quindi non sono portavoce. Noi abbiamo davanti un grosso problema nel prossimissimo futuro. Al di là dei nostri fratelli di Amatrice e degli altri paesi che da qualche parte dovranno andare a finire, ma le leggi nazionali prevedono che noi in Italia ci assorbiamo un certo numero, anzi tutti quelli che approdano o che andiamo a prendere in Libia, per cui anche i consiglieri di Milano, i sindaci, chiunque essi siano, fosse stato un Nicolò Madrigal, si sarebbe trovato nella stessa situazione. Vengono convocati in prefettura e gli dicono: ragazzi, fra 3 mesi arrivano 2.000 persone, dove li mettete? In più, la bene amata ministro della difesa Pinotti ha dato l'assenso all'uso della Montello, quindi ben fa il comitato a cercare di chiedere perlomeno il rispetto dei protocolli, perché qui doveva esserci università, Polizia di Stato, stavo dicendo pubblica sicurezza, ma ormai è un termine non più in vigore. Dal punto di vista generale però noi siamo disposti a collaborare anche col Comune, nonostante la Giunta non sia delle nostre idee, per una ragione molto semplice: anche laddove arrivassero qui alla Montello o in una qualsiasi caserma dismessa, arrivano e cosa ne facciamo? Non esiste un progetto per poter fargli fare qualche cosa, perché se arrivano qui e non li rinchiudiamo è un campo di concentramento, non è più una cosa di ospitalità, ma se arrivano qui e non gli facciamo fare niente, non gli diamo qualche cosa al di là dei 36 euro che non beccano loro ma beccano coloro che li gestiscono, diventano degli sbandati che si aggiungono ai già tanti che abbiamo in Milano. Quindi noi cercheremo di trovare anche un canale, fra l'altro Maiorino, diciamo la verità, qualche giorno fa ha fatto una dichiarazione: non esiste un problema Milano, ma esiste un problema Roma, perché Roma deve capire che non può prendere e dire dovete prenderveli, bisogna organizzarsi. Poi sulle leggi nazionali e internazionali, perché noi abbiamo firmato uno sceno protocollo con l'Europa virgolette unita, chiuse virgolette, non mi sembra molto unita, ma questa è una mia idea personale, per cui ce li dobbiamo tenere, e forse dal punto di vista politico sarà il caso anche di ragionare in questi termini, facendo un comitatone nazionale per dire ragazzi vediamo di cambiare. Al di là di questo dobbiamo cercare di risolvere il problema a Milano, perché anche questi profughi, non profughi, clandestini, perché non sappiamo chi siano, visto che non riusciamo mai a identificarli, ce ne siamo persi 50.000, non lo dico io, lo ha detto il Ministro degli Interni, per cui ce ne siamo persi 50.000 che non conosciamo, per cui dovremo cercare di incidere anche su questo, cosa difficile con una lista civica, ma non impossibile. Scusate se vi ho fatto perdere il tempo. La ragazza, scusi signor, c'è una lista di persone già iscritte a parlare. Diamo una linea. Ho capito, la signora ha 10 minuti che vuole dire qualcosa, quindi o stanno preparando qualcosa. I segnali. Detto questo, ovviamente io vi do un consiglio spassionato:
Potete decidere che non sono io. Allora io, scusate, ripeto per l'ennesima volta, per una questione di civiltà, siamo qui parlando in modo civile, se volete fare i gruppetti abbiamo a disposizione un intero parco. Qui stiamo cercando di chiarire qualcosa. Scusate se alzo la voce, ma lo faccio in difesa di chi vuole avere un minuto di civiltà all'interno di questa assemblea. Scusatemi, Avete fatto più che bene a sollevare la questione del futuro della caserma Montello, come stiamo facendo noi in Consiglio Comunale per l'imminente ripresa dei lavori d'aula, e quindi qui si lega a quello che diceva Silvia, perché non c'è ancora la necessaria chiarezza sul termine strutturale in riferimento alla soluzione emergenza, in relazione ai suoi tempi, compatibilità in relazione al progetto dell'Università Cattolica. A tal proposito, non è comunque a mio avviso corretto utilizzare l'espressione restituire alla città quando si parla di funzioni diverse da quelle militari tradizionali. A un certo ora noi non possiamo neanche uscire, quindi dobbiamo fare il possibile che non venga usata. Sto perfettamente. Valentina, abbiamo capito. Hanno creato un disagio. Noi, io abito in via della Doria, praticamente abbiamo il passaggio giornaliero e specialmente serale che vanno dalla stazione a Piazzale Loreto, e francamente dire a mia moglie di uscire la sera, vedere delle ragazze che escono la sera, dà qualche problema. Tutto lì, è solo una mia testimonianza, io ho cominciato dall'inizio e ci sarò comunque solo per evitare che diventi un'altra zona 3 o zona 2, dove via Paro è così. Cioè, via San Martini? Sì. C'è il passaggio proprio di tutti questi personaggi che vanno verso via San Martini per poter cercare un posto per dormire, un posto per poter mangiare e un posto per poter spacciare e così via. E francamente poi un posto che ha una possibilità di recepire 160 persone, ne recepisce tutte e 6, 350-400, e francamente non è bello. Poi via Andrea Doria, purtroppo col passaggio di questi personaggi a Piazza Loreto, da Viale Padova, che vanno verso la stazione centrale, la sera, specialmente adesso che tornerà al buio, diventa molto pericoloso per mogli, figlie e così via. E perché è venuta questa assemblea? Ma io conosco Max e ho iniziato fin dal 16 di agosto, quando c'è stata la diretta dalla vostra parte, ho detto a Max, io ci sono qua e non voglio comunque che anche la vostra zona, anche se no, qualcosa c'è sempre in giro, non diventi una seconda stazione centrale, perché se portano 300-500 persone a andar bene, qui diventa come la stazione centrale, come i bastioni di Vittorio Veneto, come i giardinetti di Ostacchi e così via. Perciò non voglio che diventi un'altra, conoscendo Max, lo aiuto per fare in modo che non diventi una seconda Porta Venezia. Oggi ci doveva rappresentare anche la parte ecclesiastica della città. Non ci sono. Io, come cittadina italiana e cattolica, cristiana come volete, dico, con tutte le scarse possibilità di vocazioni che abbiamo, perché non mettiamo a disposizione anche l'arcivescovado, visto che ci tengono tanto, da scuola a tutti gli altri? Siamo buoni? Allora date il posto a queste persone. Grazie. Alla fine di un pomeriggio di dibattiti si fa strada l'idea di una interrogazione comunale per mettere di fronte alle proprie responsabilità il sindaco Sala del PD. La tenda si confronta con le istituzioni. Ecco, alla fine di questa inchiesta sorge una domanda e una interrogazione che facciamo a tutti i tanti, non solo al Consiglio Comunale. È giusto e utile dimenticare la nostra storia, la nostra cultura e trasformare le caserme in centri di accoglienza? Chi governa la città in questo momento ha probabilmente, se voi rimanete a fare presidi, a rimanere sul territorio in questo modo, avranno paura nel fare quello che inizialmente avevano in mente di fare in velocità sopra le teste di tutti noi. Perché non è un provvedimento che passa dal Consiglio Comunale, cioè questa roba qua non è una cosa che io trovo assolutamente ingiusta, perché vuol dire lasciare voi nel totale degrado, vuol dire portare qua
quello che oggi c'è in stazione centrale. Io abito in quella zona lì, vi posso dire che cos'è via Padova, che cos'è la stazione centrale. Sono convinta che portare avanti una decisione di questo tipo vorrebbe dire lasciare tutti voi in quella situazione. Se volete far vedere un progettino di cosa sarebbe il vostro futuro, fatevi un giro in stazione centrale e vi rendete conto di quello che secondo me potrebbe essere qua fra qualche anno. Allora, arriviamo al concreto. A me non interessa fare polemiche politiche o di partiti, non sono qua per quello. Arriviamo a dire fin cosa posso fare. Io posso presentare una mozione. Cos'è? È un atto con il quale io lo posso scrivere insieme a voi, però ovviamente andremo a scrivere esattamente le cose contenute nella vostra raccolta firme e viene votato in aula. Cosa positiva della mozione? Viene discussa in aula, potete essere presenti quando io la presento, così che in qualche modo la vostra presenza in consiglio comunale possa in qualche modo sensibilizzare, ecco, lì i politici che sono lì, il sindaco compreso, e allo stesso tempo la cosa negativa è che non è detto che il Presidente del Consiglio Comunale decida di farla votare. Posso permettermi di interromperti? Seconda cosa, interrogazione. No, ci mancherebbe. Siccome questa causa è di tutti i cittadini, come hai detto tu, di tutti i colori, siamo contentissimi che tu ti fai portavoce, però se si riesce ad allargare ad altri consiglieri e rappresentanti di buonsenso... No, la mozione, io proponevo la mozione perché la mozione è un atto che viene firmato da tutti quelli che vogliono firmarla, cioè io non mi sognerei mai di presentare la mozione senza passare prima da ogni singolo consigliere in aula, di estrema sinistra, centro-sinistra, centro, 5 Stelle, estrema destra, non mi interessa, io passo davanti a voi che sarete a chiedere, elemosinare la firma di ciascun consigliere, poi ragazzi ogni consigliere deciderà se mettere o non mettere la firma su un documento che sa non essere di parte. Ovviamente deve essere un consigliere fisicamente a farlo girare. Però io la mia premessa è stata che mi spogliavo della bandiera di partito. Parli come consigliere comunale. Poi chi mi conosce, insomma, sa che lo faccio spesso, difficilmente mi si vede, insomma. Perfetto, grazie. Quindi abbiamo già sentito. Seconda cosa, l'interrogazione. No, almeno sapete che cosa posso fare, mi dite che cosa volete che faccia. L'interrogazione è una domanda che si pone all'assessore competente, al sindaco, su che cosa effettivamente hanno in mente di fare su questo. L'interrogazione non si presenta invece come singolo consigliere, quindi posso raccogliere le firme, però è molto più personale rispetto alla mozione, che è qualcosa di più condiviso, e però c'è l'obbligo di risposta, nel senso che loro in massimo un mese devono darmi una risposta, se non me la danno per iscritto devono per forza darla in aula. La terza e ultima cosa si chiama ordine del giorno, viene votato in aula, ma per presentarlo deve essere collegato ad una delibera già presente, quindi in realtà è un po' più difficoltosa per me poterla fare. Scusate, sono entrata in tecnico, però dato che non volevo fare qua troppi ghirigori, polemica politica su quello che potete già immaginare che io pensi su questa roba qua, ditemi come posso essere utile a voi e io insomma sono qua oggi e ci sarò anche in futuro. Un'ultima cosa, sono ottime le manifestazioni, i cortei, tutto ciò che è portare cittadini in piazza, non perché io sono movimentista di natura, quindi insomma penso, però evidentemente vi posso garantire che per esperienza personale tutte le volte che ho ottenuto qualcosa a partire da una telecamera è stato perché comunque i cittadini insieme a me sono scesi in piazza a richiedere qualcosa. Questo è utile, è un po' faticoso perché la gente, soprattutto insomma quelli un po' più moderati, hanno un po' più difficoltà a scendere in piazza, insomma. Però io faccio le manifestazioni con il passeggino con i miei bambini, non sono robe da estremismi, sono cose molto pacifiche che però secondo me possono servire per lanciare dei messaggi. Anche in questo caso, se avete bisogno, io ci sono non solo personalmente ma anche ad aiutarvi a pubblicare. Ci contatteremo insieme a tutti gli altri. Quello che stava dicendo la nostra amica. Il dibattito appassionato prosegue con Angela De Rosa, non eletta al Consiglio Comunale e candidata nella lista Noi per Milano. Al di là del vivere il proprio quartiere, siamo stati nell'ultimo anno nella zona della stazione centrale, piuttosto che in zona 3, in particolare nella zona di Porta Venezia. La città in quelle zone particolari è diventato un centro di accoglienza a cielo aperto. Nello scorso dicembre, vorrei ricordarvi che la stazione centrale è diventato proprio, che è una delle porte principali d'ingresso della città, era diventato un vero centro di accoglienza e di smistamento. Per voce dello stesso assessore Maiorino,
che prima ha fatto il grande insieme all'amministrazione Pisapia con il governo, accogliendo cerchiamo di stare sull'argomento Montello. Sì, ci sto arrivando. No, non è ideologia, non è ideologia. Cioè, quello attenzione, signora, però la censura non mi piace di nessuno. No, allora, la censura è quello. Se abbiamo 3 minuti, ognuno può dire quello che vuole nei suoi 3 minuti. Sì, sta argomentando. E ci sto arrivando. Allora, io voglio partire da una domanda. Scusate, facciamo parlare perché sta perdendo il tempo. Riprendere da una domanda fuori microfono che ha fatto il consigliere Sardone, che mi sembra assolutamente pertinente. Era fuori microfono, nel senso che l'ha detto appena arrivata. Cioè, qual è l'obiettivo di questo incontro? Cioè, dove vogliamo arrivare? Allora, va bene la difesa del protocollo che dà una destinazione d'uso alla caserma, perché è il mezzo, è lo strumento con cui arrivare al nostro fine, cioè l'impedire che arrivino qui dei presunti rifugiati in questo quartiere. Ma non è tanto questo poi l'obiettivo del comitato, la difesa del protocollo, e mi spiego e vi dico perché. Perché se le istituzioni oggi decidessero invece che decidere la destinazione d'uso già precedente, decidessero invece di metterci famiglie milanesi in emergenza abitativa, io credo che nessuno di noi sarebbe preso la briga di chiedere permessi per un presidio per opporsi a una diversa destinazione d'uso rispetto al precedente. La verità è che noi oggi siamo qua tutti cittadini di questo quartiere, ma potremmo essere cittadini di tutta la città di Milano, perché riteniamo che questa città non sia più in grado di accogliere gli italiani, figuriamoci di accogliere persone che vengono da altre realtà, dove peraltro ormai è noto che sono per la maggior parte presunti profughi, ma non hanno titolo di profugo. Ci sono delle liste a Milano, l'avrete letto in quest'ultimo periodo, in questi ultimi 2 mesi in particolare, liste di richiedenti profughi le cui domande sono state respinte e che sono tornate ad opporsi al respingimento della richiesta d'asilo, ma non gli è stato dato perché non ne hanno diritto. Se oggi i padri di famiglie italiani non hanno più i soldi e le possibilità di mettere un piatto in tavola per i propri figli, è giusto che noi rivendichiamo la possibilità che le istituzioni mettano innanzitutto gli italiani nelle condizioni di mettere il piatto in tavola. Questa è la sede, signora, perché questa struttura... Mancano 25 secondi. Perché finirà così, che i soldi delle istituzioni, i costi sociali dell'accoglienza, sono soldi che vengono tolti agli italiani. No! Perché guardi che... Se la interrompete io devo ripartire quei 25 secondi. Se il governo si limita a chiedere all'Europa soldi per l'accoglienza, invece che iniziare a fare delle serie politiche in accordo con tutta l'Europa e con tutti i paesi da cui arrivano... Però stiamo aspettando che finisca l'intervento, signora. Mi scusi, però stiamo aspettando che finisca l'intervento. Signora, è soltanto lei che si sta lamentando. Scusi, è soltanto lei. Mi lamento perché ho il diritto di farlo. Scusatemi, noi come promotori, scusami Angela, ti lasci i minuti. Ultimo. Bisogna farla parlare al suo tempo, se non la fate parlare vi dimostrate diversamente da quello che siete. Dopo replicate, prego, 25 secondi. Ritengo assolutamente pertinente l'intervento che è stato interrotto e che secondo me andrà ripreso proprio per decidere che cosa questo comitato poi deve fare nei prossimi giorni, l'intervento dell'avvocato che parlava prima, perché le istituzioni non possono annunciare a parole il fatto che di una struttura pubblica si faccia una cosa piuttosto quanta, ci deve essere la carta che canta, quindi è importante capire dove sono e se questi documenti arriveranno, perché anche la prefettura, che nei mesi scorsi ha fatto un bando per chiedere a tutti i comuni della provincia di Milano posti dove poter mettere i presunti rifugiati, un atto scritto a fronte di questi comuni che avranno segnalato dei posti, dovranno assolutamente farlo, non è che possono decidere tramite... È finito il tempo, se vuoi dare un riferimento per farti contattare... Una richiesta a Silvia, è finito il tempo. La mozione intanto deve avere un deliberato assolutamente chiaro che sicuramente... parte da qual è la destinazione della caserma, che deve essere, ripeto, uno strumento e non il fine,
ma che deve richiamare bene quello che i cittadini di questa zona non vogliono. E concordata con gli altri consiglieri comunali, non all'ultimo momento, perché uno deve avere il tempo di leggerla, tu lo sai meglio di me perché hai fatto il consigliere di zona anche precedentemente. La mozione va, se si vuole, cercare di allargare a tutte le forze politiche in questo comune, concordata prima, e questo è importantissimo. Grazie. La mozione viene subito scritta sul posto. Ma cosa risponderà Sara? Perché con l'interrogazione chiediamo al sindaco che cosa vuole fare su questa caserma effettivamente, e vediamo se scopre le carte, cioè noi andremo a chiedere anche se ci sono stati incontri con il prefetto, e se sì, che tipo di incontri sono stati, cioè di che cosa hanno parlato, e poi aspettiamo che rispondano, ma non ci fermiamo qua. Beh, al prossimo. Quindi, oltre alla solidarietà dei cittadini, dei commercianti, avete avuto anche la solidarietà dell'ANPI. Sono anche venuti personalmente a dirci quello che hanno scritto molti giornali, forse un po' faziosi, che tutti quelli che non accettano i profughi sono soggetti ai fascismi, sono dei fascisti, qualcosa di simile. Chiaramente poi sono venuti qui presentandosi in una maniera non molto gradevole, puntando il dito a me e alle altre persone che erano presenti, tra cui dei signori con dei bambini che si sono anche spaventati. Di tutto ciò ho avvisato l'autorità, che sono i carabinieri della qui presente stazione di Via Tolentino, che mi hanno autorizzato a rimuovere lo striscione con questa frase violenta, con queste frasi violente e discriminatrici nei nostri confronti come cittadini italiani di un comitato che democraticamente vuole difendere una sua causa, e le bugie scritte negli altri vari volantini, tra cui che questo non ci costerà nulla, che questi volantini che loro hanno affisso, dove ci accusavano a tutti quelli che non erano con loro, tutti quelli che non la pensavano come loro, di essere fascisti, antidemocratici, violenti, xenofobi. Vi posso dire che qui tra di noi ci sono donne, ci sono bambini, ci sono rappresentanti anche delle comunità gay, rappresentanti degli stranieri, abbiamo circa 24 varie provenienze, albanesi, rumeni, potete vederlo anche la nostra presidente polacca, una dei nostri portavoci arriva dall'Albania, quindi ci sentiamo superiori a questi attacchi strumentali fatti magari per difendere quello che tutti i cittadini stanno vedendo. C'è una scelta impopolare, antieconomica, svolta dal PD e dai suoi organi. Loro hanno detto che la loro associazione ha difeso l'Italia quando qualche straniero ha cercato di sopraffare gli italiani. Ecco, adesso ci troviamo che loro stanno difendendo i profughi stranieri contro i loro connazionali, contro la nostra parte di italiani e di cittadini della zona 8. Questo è il camper che hanno affittato i ragazzi proprio per poter passare la notte all'interno. Vediamo un attimino. Prego, prego. Nostri ospiti, volentieri. Il camper attrezzato, siamo delle persone normali, mangiamo anche le crostate che spesso e volentieri ci portano le persone, perché siamo diventati, diciamo, un punto di ritrovo della cittadinanza, siamo cittadini che incontrano altri cittadini. Come abbiamo detto tante volte, la caserma Montello è la prima volta che viene gestita un'emergenza anomala. Noi abbiamo avuto anni scorsi il terremoto di Irpinia, il terremoto del Belice, il terremoto del Friuli, il terremoto di Messina, andando indietro. Mai, mai questo Stato aveva deciso di trasformare le caserme in centri di accoglienza, neanche per i nostri cittadini. Questa caserma qui è per la prima volta il tentativo di fare e di gestire questa emergenza. È anomalo. Pensi che oltre la Montello è possibile che anche le altre caserme, come quelle appunto nelle vicinanze, possano essere occupate o servire per altre emergenze, ma sempre per i nuovi arrivi di questi presunti, direi, profughi? Vero, hai ragione parlando di presunti profughi. La cosa che c'era stato ieri un problema con qualcuno che aveva detto di caserme dismesse. Laddove già il nostro Stato ha dismesso delle caserme, queste dovrebbero servire a quelle che sono le emergenze stanziali del nostro paese, e parlo di persone senza alloggio, di homeless in strada che fanno parte del nostro paese, di gestione delle emergenze proprie della nostra città. Noi abbiamo, leggevo giorni fa, un arrivamento della Caritas
dove 15 milioni di cittadini italiani vertono in regime di povertà. Fa pensare, non siamo 60 milioni, c'è un 25% dei nostri concittadini che verte in situazioni di povertà. Non sta a me, perché io non sono, noi siamo qui cittadini per difesa di questo. Questo è un messaggio da cittadino ad altri cittadini. Ci sono 15 milioni di italiani che vivono in regime di povertà, sarebbe quantomeno il caso di pensare anche a loro forse. Non sta a me pensarlo, ma da cittadino ne prendo atto. La caserma Montello, come potete vedere, è un gioiello architettonico, alcune sue parti sono tutelate dai beni culturali e qui il senso patrio è molto alto. Da qui uscì il battaglione Saluzzo a cavallo che difese l'Italia nei confini orientali nella Prima Guerra Mondiale. È stato sede anche nei tempi più brevi dell'operazione Strade Sicure, quindi difesa dell'Expo e del territorio, sempre da parte dell'esercito. E ora un presidio di sicurezza. Se pensate che questa sia solo una parentesi, cioè praticamente di aver destinato solamente questi spazi, è un grande errore, perché sicuramente la scelta della politica di centro-sinistra, quindi del governo Renzi, sarà quella anche di acquisire gli altri spazi delle altre caserme di Baggio, di Forze Armate. Praticamente Milano già era deputata a diventare la nuova Striscia di Gaza, con la proposta fatta da Beppe Sala di far diventare Milano una grande tendopoli. Noi qui ci vogliamo stare perché, ripeto, questa battaglia è una battaglia di tutti. Noi ci abbiamo messi per primi la faccia, ma non perché siamo bravi, ripeto, perché eravamo a Milano, e questo non significa accusare chi non c'era. C'è gente che qua è arrivata dopo le vacanze, c'è chi ha terminato le vacanze in anticipo, chi ha corso subito posando le valigie al volo a casa, eccetera. Grazie, ma grazie davvero, e l'applauso stavolta lo faccio io a voi che state qua. E noi con Tullio andiamo via perché andiamo a cercare di continuare questa battaglia avendo un presidio fisso qua. Noi la Montello, ripeto, noi abbiamo lanciato un hashtag che è giù le mani della Montello, e quel giù le mani della Montello per noi è la nostra battaglia, perché ripeto, è una battaglia di civiltà. Io ho avuto uno zio che forse, io ripeto una cosa, il 21 maggio del 1915 da qui sono usciti dei ragazzi che sono andati, scusatemi l'aspetto patriottico, ma ogni tanto ci vuole. Qua sono usciti dei ragazzi il 21 maggio del 1915 che sono andati sul fronte del Piave, qualcuno lo chiama fiume sacro, io ancora lo chiamo fiume sacro perché è un fiume sacro alla nostra memoria. Quella memoria noi oggi ce la dobbiamo far capo, salvando questa situazione. Grazie. Per le strade, stanno davanti al computer tutto il giorno, ma che facciamo? Ci ispiriamo al suo metodo di girare per le strade? Io direi andamos! Scampiniamo!